Un buongiorno agli amici di Ante, un buongiorno agli amici della San Basket, sono tornati a trovarci anche per parlare in diretta di questa salvezza un po' agognata, però giustamente è arrivata. E ne parliamo col dirigente Giovanni Marzetti, buongiorno Giovanni. Buongiorno. Con l'allenatore Simone Carloni, buongiorno Simone. Buongiorno. Con il punto di riferimento Alessandro Rancarolo, buongiorno. In tutti i sensi, e il neotecnico Marco Borgognoni, che ha studiato Enzo Romano, poi ne parleremo con loro. Buongiorno a tutti. Allora, ritorniamo da Giovanni. Innanzitutto parliamo di questo avvicendamento che c'è stato, però penso che il motivo più importante era cercare di salvare questo campionato. Campionato che all'inizio ne parlammo con Bernardo Micucci e Enzo, era abbastanza, però diciamo, nonostante la sofferenza, avete ottenuto quello che avevate previsto. Esattamente, col senno di poi, diciamo, l'obiettivo è stato raggiunto, e col senno di poi, nel senso riferito alle aspettative di inizio anno, è un obiettivo, un traguardo importante per una società che si poneva per la prima volta, subentrata da un paio d'anni, a questo livello. Certo. E quindi sicuramente per noi era un obiettivo ambizioso confermarci a livello di C-Silver. L'abbiamo raggiunto dopo un primo parte di campionato giocata decisamente bene, con 10 punti al giro di boa, abbiamo chiuso a 18, distanziando molto le successive dietro di noi in classifica, e poi abbiamo giocato i playoff per confermare la salvezza raggiunta. Siamo stati anche un passo dai playoff per accedere. Basta poco, basta pochissimo. Come ti ritrovi mischiato sotto e come puoi raggiungere? Esattamente, diciamo, un paio di partite hanno deciso la posizione finale, e non è stata mai in discussione appunto la classifica rispetto alle ultime, però quella, diciamo, fra entrare nelle prime otto e invece stare appena sotto, ce la siamo giocata su un po' di partite. Però, ecco, ti chiedo, dopo lo chiediamo anche al tecnico, al coach, ecco, la squadra sulle quali avete fatto un po' così, dice, sai, teniamo di riferimento quella squadra per poter almeno salvarci prima del dovuto. Ma diciamo, noi ci siamo giocata alternativamente con diverse, a un certo punto pensavamo di poter giocare anche con Sutor Montegranaro, che in effetti abbiamo potuto in casa nel giro di ritorno, che oggi, lo voglio sottolineare, sta lottando, anzi ha acquisito il diritto di partecipare all'interzona per lo spareggio per la Serie B, quindi confrontarci con loro, hanno una tradizione, la tradizione anche loro, che hanno rinnovato, però ce la siamo giocata, quindi difficile dire, di volta in volta l'obiettivo è un po' cambiato, e poi comunque abbiamo centrato quello che era l'obiettivo iniziale della salvezza. Passiamo al coach. Allora sentiamo Simone, che è anche il secondo di, allora, sono da giovane età. Buongiorno. E ti chiedo come mai questa scelta, perché oggi lo sport si sceglie anche perché o c'è il padre che te lo inculca, o perché per qualche motivo l'amico che ti invoglia. No, guarda, io sono stato portato a giocare a basket da mio padre, che era giocatore di basket. Dopo ho fatto la scelta di, oltre a continuare a giocare, iniziare a allenare, ed sono allenatore da 14 anni. Beh, insomma, nonostante la giovane età, sì, hai già un bel pedigree. Appena 18 anni, appena potevo prendere la tessera maggiore età, ho preso subito la tessera. Ecco, ti faccio un distinguo: la differenza tra allenare ragazzi, bambini in fase adolescenziale e, diciamo, giocatori già navigati. Allora, beh, le differenze sono abbastanza sostanziali, nel senso, perché giocatori arrivati puoi insegnare, ma insegni meno, vedi meno i miglioramenti rispetto, esatto, a un ragazzino di 15, esatto, anni. Esatto. Diciamo, però con il ragazzo c'è più soddisfazione. Con i ragazzi sono più soddisfazioni, però quest'anno ci siamo tolti soddisfazioni insieme a Marco, anche con la prima squadra, allenare i ragazzi, a vedere che comunque alla fine, nelle ultime partite, quello che abbiamo cercato di inculcare in difesa è stato attuato. Infatti abbiamo subito 55 e 50 punti nelle ultime due partite, è quello che ci ha fatto vincere. Beh, io questo mi faccio i complimenti, grazie. Sentiamo il punto di forza, Alessandro, che ringraziamo sempre, che ci tiene sempre aggiornati sulla San Basket. Allora, questo campionato come lo puoi archiviare, al di là della salvezza? Sì, la salvezza era l'obiettivo di inizio stagione, l'abbiamo raggiunto, quindi è soddisfacente. E purtroppo un po' d'amarezza ce l'abbiamo avuta, perché ci siamo ritrovati a metà stagione con la possibilità di arrivare anche più in alto. Abbiamo battuto squadre blasonate in casa, ce la siamo giocata con tutte le corazzate del campionato. E quindi è rimasta un po' di amarezza. Sì, va bene la salvezza, però si poteva fare qualcosa in più. Sì, non è stato facile poi ritrovarsi a giocare i play-out a fine stagione, quando l'obiettivo era sfumato, certo, dei playoff, certo, e contro squadre che invece erano da inizio stagione, che lottavano per quella partita, però facendo bene quadrato tutti insieme
alla fine abbiamo chiuso il discorso con Castelfidardo abbastanza agevolmente. Vabbè, sicuramente vi rifarete il prossimo campionato, cioè di solito è sugli errori che bisogna puntare, cercare di diciamo, e dove di solito l'allenatore lavora, poi lo saprà Borgognoni, se poi la dirigenza lo riconfermerà, questo poi lo sapremo durante l'estate, giustamente è sugli errori che bisogna lavorare per cercare di non ripeterli nel campionato successivo, giusto? Sì. Sì. Ok, il coach Marco Borgognoni, che diciamo dalla giovanile ha preso il posto di Enzo Romano, sicuramente soddisfazione anche per lei, perché quando si ottiene un risultato è normale che è la squadra, è un po' tutti perché da soli non si va da nessuna parte. Sì, la soddisfazione di aver comunque raggiunto l'obiettivo minimo che era quello della salvezza, quella rimane, però giustamente come diceva Alessandro rimane un po' l'amarezza di aver accarezzato un attimino l'obiettivo grosso, quello dei playoff, che ci è sfumato un po' tra le dita per diversi fattori anche sfortunati. Abbiamo avuto anche dei problemi di infortuni di alcuni giocatori importanti. Purtroppo sì, squalifiche e infortuni fanno parte un po' di un contesto di campionato. Purtroppo sì, poi abbiamo perso due partite in casa giocando molto bene, sia con Falconara che con Ancona, che è la squadra che ha ammazzato il campionato. Ce la siamo giocata con entrambe fino all'ultimo secondo, perdendo di tre punti una e di due punti l'altra, e quindi diciamo dispiacere rimane. Posso dire anche che subentrare in uno stato così avanzato di campionato non è mai semplice, ancor meno cambiando sia allenatore che vice allenatore, certo. Non avendo per niente un legame con la gestione precedente, non conoscendo giocatori, schemi, e non si può cambiare tutto dall'oggi al domani. Certo. È stato anche necessario un attimino un ambientamento da parte nostra, cioè da parte dei giocatori, più presto possibile. E lì probabilmente abbiamo perso un attimino delle energie preziose per riorganizzare il tutto. Magari potevamo essere un pochino più fortunati sotto vari aspetti. Lo so, la fortuna è una componente. È andata così. Vabbè, comunque già questo obiettivo, che penso che per la società sia già un qualcosa di importante sul quale lavorare in futuro. Sicuramente, rimanere in Serie C era fondamentale per la crescita, no, di questa società, certo. Come ricordava il nostro dirigente Giovanni Marzetti, è una società che si affaccia da poco a questi livelli, tutto lo staff dirigenziale nuovo, anche gli allenatori, è un progetto molto, molto valido, certo, molto importante, certo. E quindi aveva bisogno di consolidare questa base su cui appoggiare poi per l'anno prossimo. Complimenti, torniamo con Giovanni, grazie Marco. Allora, al di là di questa cosa, che io ci tengo tantissimo ad avervi ospite, anche perché vi abbiamo seguiti nell'arco del campionato, era giusto fare così un bilancio finale. Però mi dicevi, anche se l'abbiamo già pubblicato, grazie ad Alessandro che ci ha mandato il materiale, che domani avete un evento importante qui a San Benedetto. Assolutamente sì, abbiamo un convegno dedicato al Baskin, che sta per basket inclusivo. È un'esperienza unica per il momento nell'area nostra, è diffusa nelle Marche solo nel nord, come sempre ci anticipano qualche misura, ed è nata in Lombardia, a Cremona. Avremo la fortuna di avere con noi il fondatore, l'ingegnere Antonio Bodini, che ci un po' illustrerà, non solo a noi che già lo conosciamo in qualche misura, ma a tutti i presenti, le origini, le funzioni e l'importanza di questa attività sportiva, che mira ad includere, lo dico in tre parole, un po' tutte le disabilità e i generi nello stesso sport, cioè giocare insieme e fare in modo che ognuno porti il miglior contributo possibile, diciamo, al risultato di gruppo. Quindi non c'è nessuna disparità praticamente? Assolutamente no, le regole sono, come dire, ottimizzate, calate per far sì che ognuno nell'ambito della possibilità possa dare il meglio, e quindi è tanto importante che segni e che porti solo il disabile quanto, diciamo, il perfettamente il giocatore completo, già avanzato tecnicamente. Ognuno è messo in un modo particolare sullo stesso piano. Certo, questo si svolgerà domani all'auditorium di San Benedetto del Comune alle 11, ma sarà preceduto da un incontro amichevole fra l'Istituto di Istruzione Capriotti, diciamo da noi si dice linguistico e tecnico di Porto d'Ascoli, in quella palestra, insieme all'Istituto Polo Urbani di Porzan del Piglio, che ha messo su anche lui una compagine. Quindi vedremo questo primo incontro. Una partita dimostrativa. Dimostrativa, assolutamente sì. Dopo c'è il dibattito in comune, cioè all'auditorium, e quindi speriamo
speriamo di anche lì insieme. Questo è un evento e un progetto che durerà 3 anni, quindi è un po' la nostra parte sociale più avanzata, per così dire, società, che non vogliamo dimenticare, anzi portare avanti insieme alla Fondazione Carisap, che ha creduto in questo progetto e ce l'ha in gran parte supportato finanziariamente, e ci permetterà per 3 anni di portare avanti insieme alla scuola, quindi l'Istituto Capriotti, questa sperimentazione, che poi noi vogliamo a tutti i modi che sfoci in una sezione della società vera e propria, che possa avere il suo campionato. Quindi questa è una bella cosa. Giovanni, faccio in bocca al lupo, perché quando c'è qualcosa sulla quale si crede che possa dare crescita anche sotto l'aspetto sportivo e sociale, penso che dà lustro anche alla città stessa, quindi è una buona base di partenza. Quindi in bocca al lupo. Grazie, complimenti per la salvezza. Quindi ringrazio Giovanni Marzetti, con la promessa, tramite Alessandro, che quest'estate vi rivoglio prima che si riparta tutto, per parlare un po' di progetti, per confidare futuri. I segreti sti. No, più che altro per sapere quali saranno le prospettive future. Assolutamente. Grazie Giovanni, grazie a Simone Carloni, complimenti. Grazie. Ancora al tutto fare Alessandro Romagnolo, grazie e al coach Marco Borcognoni, quindi oltre ai complimenti li bocco per il futuro, sperando di riaverla qui per parlare della prossima stagione. Grazie a voi. Grazie.